Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci sono delle novità di cui dobbiamo discutere, novità che verranno inserite all'interno del gioco con il prossimo update e che ci consentiranno di sbloccare delle cose nuove che ovviamente discutiamo oggi insieme. Andiamo a vedere le notizie, dove, come potete notare, abbiamo tre notizie nuove che dobbiamo andare a leggere. La prima, che approfondiremo tra poco, l'estensione dei nodi di evoluzione di Shiva. Quindi Shiva, la summon di Shiva, diventerà più forte e avrà la possibilità di ricevere dei potenziamenti. Vi spoilerò semplicemente il fatto che il suo Diamond Dust potrà arrivare fino a livello 10. Quindi già capite benissimo che abbiamo una bellissima espansione per Shiva, quindi molto 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 forte. Infatti, come potrete vedere, già a partire dal 17 aprile 7 PM, che sarà praticamente per noi il 18 notte in realtà, quindi il 18 a partire dalle 4, sì, il 18 a partire dalle 4 del mattino avremo la possibilità di avere questa espansione per quanto riguarda i livelli di Shiva. Infatti avremo l'aggiunta di una nuova difficoltà per quanto riguarda le trial di Shiva, quindi le prove che andremo ad affrontare di Shiva avranno una difficoltà in più, estensione appunto della summon stream, quindi di tutti i nodi possibili da poter livellare della summon di Shiva, Diamond Dust che incrementa il suo livello massimo, che come vi ho detto da 5 passa a 10, e poi verranno aggiunti dei nuovi oggetti per l'allenamento, ovviamente anche della summon. Quindi ci sarà la possibilità di potenziare la summon di Shiva. La versione 1.9.0 invece che cosa ci consentirà di aggiungere? Ci permetterà di aggiungere la nuova meccanica, la nuova feature dell'Highwind. Quindi ne avevamo parlato già settimana scorsa, quando vi stavo dicendo appunto che avremmo avuto infine un nuovo update con l'ultima settimana di questo mezzo anniversario, che andrà a chiudere fondamentalmente questo, diciamo, questo periodo di festa, questo periodo di festività, dove nello stesso momento, quindi il 18 di mattina, sempre alle 4 di mattina, avremo la nuova feature, la nuova meccanica dell'Highwind che sarà rilasciata ufficialmente all'interno del gioco. In cosa consiste questa meccanica dell'Highwind? Questa meccanica dell'Highwind è un po' come gli eventi che stiamo avendo in questo momento, dove avremo la possibilità di effettuare del gathering, quindi lasciare praticamente in sospeso la nostra applicazione nel mentre raccoglierà dei materiali che ci verranno forniti durante ogni spedizione, e questi materiali ci serviranno poi per il potenziamento successivamente dell'Highwind, che sbloccherà a sua volta dei combattimenti che a loro volta sbloccheranno dei potenziamenti permanenti per i nostri personaggi. Ma lo vedremo tra breve, perché vi farò vedere proprio le slide in modo tale che possiate capire meglio ciò che vi sto dicendo. Successivamente, vabbè, l'avviso ovviamente della summon di Shiva con l'espansione dei suoi nodi, e poi avremo anche delle aggiunte per quanto riguarda le daily quest. Quindi avremo delle nuove daily quest che ci consentiranno appunto ciclicamente di ottenere roba più interessante. E invece a partire dal 25, in questo caso, quindi il 25 aprile, sempre alle 4 del mattino, verranno aggiunti altri piani per quanto riguarda la torre sigillata dei Cetra, quindi la Sealed Tower of Cetra, quindi le Battle Tower fondamentalmente. Avremo la possibilità di avere i piani dal 71 fino al 90. Verrà rilasciata una nuova icona e poi avremo anche dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda il Quality of Life. Qui invece abbiamo l'annuncio del nuovo video che è possibile andare a recuperare direttamente sul canale Square Enix, e che io già vi ho preparato sotto forma di slide per diciamo semplificare la spiegazione del contenuto. Infatti abbiamo ultima settimana, quindi week numero 7, con l'introduzione della meccanica Highwind. Quindi abbiamo avuto
per chi magari si fosse perso questo mezzo anniversario, abbiamo avuto la prima settimana con il banner di Glenn e Cloud Limit Break, seconda settimana con l'aggiunta della doppia summon Bahamut Ifrit, terza settimana con il secondo banner Limit Break Zac e Sephiroth, quarta settimana con l'aggiunta dell'attività di Pasqua, quindi il Tea Party Festive Eggs, settimana numero 5 con l'introduzione del nuovo capitolo e del nuovo personaggio di Kite Sith, settimana numero 6 con il Critical Threat e il combattimento contro i Turks, che è quello che stiamo facendo per il momento, mentre invece questa settimana che entra, quindi a partire ovviamente da questa settimana che entra, avremo l'ultima settimana di celebrazione del mezzo anniversario con l'introduzione dell'Highwind. Però che cos'è questa meccanica dell'Highwind? Quindi abbiamo questo nuovo update, questa nuova meccanica che dovremo in un qualche modo portare avanti all'interno del gioco, che è molto 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 semplice in realtà. Come potrete vedere, avremo a disposizione un hub completamente diversa che non rappresenta le gilde, quindi ci tengo a precisare che inizialmente si pensava al fatto che l'Highwind potesse rappresentare l'hub della gilda e quindi di conseguenza avere la possibilità poi di poter creare la propria gilda, poter in un modo o nell'altro cercare in un certo senso di fare le missioni di gilda eccetera eccetera. Invece no, sarà una meccanica completamente a parte, quindi una meccanica che ogni giocatore potrà gestire in modo individuale. Anche perché, come potrete notare, abbiamo diverse finestre che si vedono. Abbiamo la finestra dell'enhancement, quindi del potenziamento, la finestra della battaglia e la finestra della collection. In questo caso, come potete vedere, abbiamo fatto l'esplorazione completa. Infatti nella barra in basso avremo Exploration Items 10 su 10, quindi vuol dire che il nostro periodo di esplorazione è finito. Infatti noi ogni giorno o comunque durante la giornata avremo la possibilità di completare questa esplorazione dell'Highwind, che successivamente ci permetterà di ottenere degli oggetti. Ci permetterà di ottenere degli oggetti che, come potete vedere, nella sezione di potenziamento, che è appunto un'altra di quelle sezioni che abbiamo visto poco fa, ci consentiranno di incrementare il livello della nostra nave. Ora, in questo caso, come potete vedere, abbiamo lo stabilizzatore, il motore, il carburante, tutto quello che c'è a disposizione per, portare a un livello superiore la nostra nave. Ma quello che potrete notare è che il livello complessivo dell'Highwind in questo caso è 1 su 70, quindi anche la nave sarà portata a livello superiore. Una volta che ovviamente potremo potenziare la nostra nave, vedete, possiamo in un qualche modo offrire gli oggetti che abbiamo raccolto durante l'esplorazione, se ovviamente li otteniamo, perché poi ci saranno diversi oggetti che si otterranno all'interno dell'esplorazione e ci consentiranno successivamente di livellare la nostra Highwind, quindi la nostra nave. Una volta portata su la nostra nave, apparirà il messaggio appunto di level up fatto al 100%, quindi dal livello, dal livello 1 si passa al livello 2, dal livello 2 al 3, eccetera, eccetera. Quindi un classico level up, così come abbiamo fatto praticamente per ogni evento all'interno del gioco. Nel momento in cui riusciremo a far livellare la nostra nave, potrebbe in un qualche modo apparire il messaggio di nemico spottato, ovvero un boss che verrà proposto all'interno della specifica sezione, quindi la sezione dei combattimenti, la sezione boss, e che una volta sconfitto ci consentirà di ottenere degli oggetti sotto forma di collection. La collection, che è sempre un'altra sezione a parte dell'Highwind, ci consentirà, come potrete vedere, di ottenere un po' come anche Final Fantasy VII Remake e forse più vicino anche Rebirth, ma nulla di spoiler ovviamente, vi
semplicemente vedrete appunto questi libri che vi consentiranno appunto di potenziarvi, quindi avere la possibilità di ottenere dei potenziamenti. Che come potete vedere abbiamo appunto il Secrets of Great Sword, dove praticamente abbiamo tutti i personaggi, quindi verranno comunque diciamo ne usufruiranno tutti i personaggi del gioco, ovviamente. Dove avremo appunto un bonus di attacco fisico che in questo caso, come potete vedere, è dello 0%, perché giustamente non abbiamo collezionato e non abbiamo sbloccato niente. Ma nel momento in cui avremo la possibilità di progredire con l'avanzamento di questi level up, sbloccheremo praticamente dei boost magici, vedete, dello 0,1%, e andranno ovviamente ad accumularsi. Quindi, come potete vedere, c'è incrementa il livello dell'arma di Eris al livello 90 e quindi sbloccate qualcosa. Poi porta il livello dell'arma di Eris al 120 e quindi sblocchiamo un altro 0.1. Quindi tutti i nostri personaggi, tutto quello che noi abbiamo fatto all'interno del gioco, quindi portarli al 70, sbloccare dei nodi stream del loro personaggio, potenziare le armi, qualsiasi cosa noi abbiamo fatto tecnicamente verrà registrata all'interno dell'Highwind e ci permetterà poi di ottenere comunque delle percentuali bonus permanenti. E vi ricordo che queste saranno percentuali permanenti e che quindi resteranno sempre attive sui nostri personaggi e ci consentiranno quindi di avere una sorta di power up passivo, ok? Che rimarrà sempre attivo. Andiamo ancora avanti, perché appunto viene anche mostrato in questo caso nel video che potrete trovare, vi ricordo, su YouTube, anche l'espansione di Shiva, quindi tutti i nodi che verranno aggiunti a Shiva. E come potrete vedere avremo la possibilità di incrementare ovviamente tempo di ricarica, potenza effettiva della summon, eccetera eccetera. Ma la cosa che salta subito all'occhio è il Diamond Dust, che come potete vedere sulla parte sinistra dello schermo arrivare a livello 10. Quindi se prima avevamo il Diamond Dust che arrivava fino a un massimo di 5, ora addirittura arriva a un massimo di 10. Quindi già possiamo capire quanti danni in più riusciremo a fare in generale grazie alla summon. E poi ovviamente ci viene ricordato ciò che abbiamo ottenuto da questa campagna. Ora al momento appunto le free summon non le abbiamo, però comunque le abbiamo avute, perché abbiamo avuto i login bonus, gli enhancement bonus, la campagna per i nuovi arrivati e anche per coloro che sono ritornati dopo un lungo tempo di inattività, e poi ovviamente le free summon che abbiamo già comunque concluso, abbiamo già terminato, che però sono state una parte fondamentale di questo mezzo anniversario, quindi questo festeggiamento di mezzo anniversario. Per il momento non c'è altro che dobbiamo discutere, non c'è altro di cui bisogna ovviamente soffermarsi più di tanto. Spero che ovviamente il video vi sia piaciuto e ovviamente vi abbia permesso di capire un po' meglio quello che verrà aggiunto all'interno del gioco. Vi ricordo, a partire dal giorno 18 alle 4 del mattino per noi, ovviamente il nostro orario, e poi invece il 25 aprile l'aggiunta delle nuove dei nuovi livelli della torre Cetra. Quindi per il momento è tutto, io spero che il video possa esservi stato utile e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.